Amici dell'Osservatore, siamo in compagnia del coordinatore provinciale di azione Massimo Vitriani, che oggi ha ufficializzato l'appoggio di azione appunto al candidato sindaco Alessandro Guarducci, appoggiato anche dal centrodestra. Come mai questa scelta? Ma è stata una scelta molto pensata, come ha detto il candidato sindaco, oggi è da agosto che bene o male ci frequentiamo, che parliamo, che riflettiamo. Noi riteniamo che le due principali ragioni sono: uno, la figura del candidato sindaco. È una persona moderata, di garanzia, dalla grande competenza e conoscenza della città. E poi ci piace la visione. A livello programmatico abbiamo già discusso, le linee guida del programma sono già definite e rispecchiano, direi, a larghissima parte quanto noi abbiamo sostenuto negli ultimi anni. Quindi per noi quello che conta è un candidato sindaco di grande qualità e un programma che sia nelle nostre corde. Cos'è che vi ha convinto maggiormente del programma, di quello che ha detto Guarducci anche oggi? Ma quello che ci ha convinto innanzitutto è la concretezza, il porre il lavoro al centro del programma. Questa amministrazione, paradossalmente, nonostante sia un'amministrazione anche di centro-sinistra, sta attuando un processo di parzialmente deindustrializzazione con la chiusura del termovalorizzatore, ma soprattutto ha creato lavoro povero con molti investimenti in turismo che poi, in definitiva, certificati da Studirpet, come ho detto prima, hanno creato lavori precari che non portano risorse economiche alla città.